Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Come sapete, quando ci interessiamo a qualche problema, comunque andiamo avanti, insistiamo, vi aggiorniamo per capire se le cose di cui abbiamo parlato poi sono state risolte oppure no. E così per la terza volta torniamo qui al cantiere del Gattolino, dove saranno realizzati alcuni edifici che serviranno in parte a dare una risposta abitativa alle persone, quindi residenze pubbliche, e poi ci sarà anche un centro di aggregazione. Da qualche tempo questo cantiere, che per la verità dovrebbe finire e terminare nel 2018, era interrotto, cioè non c'era più nessuno al lavoro. Evidentemente c'era stato qualche problema di cui vi avevamo parlato, insomma era in corso una trattativa tra Arezzo Casa e l'impresa che era subentrata, quella che aveva vinto il bando, e però questa interruzione si prolungava da tempo, e quindi c'era qualche timore che insomma questo cantiere magari rimanesse così a lungo. Oggi abbiamo chiesto notizie ad Arezzo Casa, che ci ha dato una notizia incoraggiante, cioè che è stato firmato l'accordo con l'impresa il 4 di maggio scorso e che attorno all'11 maggio i lavori sono ripresi. Effettivamente, rispetto all'ultima volta che eravamo stati qui, ci sono evidenti insomma segnali di passaggio, insomma qualcosa sembra cambiato. Arezzo Casa ci ha anche detto che sarebbero già stati iniziati i lavori di messa in posa del solaio, quindi il cantiere sarebbe ripartito. In realtà inizialmente c'era arrivata un'altra segnalazione, cioè che era stata effettuata una ripulitura del cantiere stesso, mentre Arezzo Casa parla proprio di lavori che sono ripresi, quindi i lavori sarebbero ripresi da circa quindi 15 giorni, e quindi il cantiere, sebbene non fatto dall'ultima volta che siamo venuti qua, insomma passi diciamo da giganti particolarmente visibili, però insomma ci sono segnali effettivamente di passaggio magari di qualche mezzo pesante, di qualche lavoro che è stato fatto, e quindi insomma questa è una notizia abbastanza incoraggiante, proprio perché c'era questo diciamo questo cantiere interrotto. E dunque, dopo che c'era stata anche un'interrogazione in consiglio comunale di Roberto Bardelli, dopo che l'assessore di Silvia aveva detto insomma attendo una relazione dettagliata da Arezzo Casa, adesso Arezzo Casa ci dice che insomma è stato firmato l'accordo con la impresa il 4 maggio e tutto insomma sarebbe ricominciato a dovere. Per la verità l'assessore Nisini ha convocato le parti, Arezzo Casa e l'impresa che appunto esegue i lavori, li ha convocati il 6 di giugno, proprio per capire che cosa era accaduto e probabilmente temendo che questo cantiere fosse e si trovi ancora in una fase così inattiva. Quindi il 6 giugno l'assessore ha convocato le parti per fare il punto della situazione, per capire quello che accade, anche perché qui ci sono circa 11 famiglie che sono magari in attesa di avere un alloggio pubblico. Ovviamente il cantiere è previsto che finisca nel 2018, quindi ancora c'è un ampio tempo per terminarlo, però insomma è un cantiere che è destinato a dare delle risposte abitative, e quindi insomma è giusto anche che i tempi vengano rispettati, perché poi ci sono famiglie che attendono una casa ed è quello che ovviamente ci preme di più. Quindi continueremo a seguire questa vicenda, ma sappiamo anche di altri edifici che magari sono già pronti addirittura e che però necessitano ancora di qualche passaggio burocratico, pronti da tempo e che ancora però non sono stati consegnati. Sappiamo che c'è un caso in particolare, ne parleremo a breve. E a margine di questo cantiere abbandonato, purtroppo anche qui vediamo una discarica. Signora, abita qui lei? Abita sì, qui vicino? Abito qui, ma tutti i giorni è così, Tutti i giorni questa roba? Tutti i giorni questa roba, tutte le mattine si piglia, si passa, è un porcaio, si vengono di fuori. O sono del posto, non si sa di che fa questo porcaio qui. Bisogna metterci una telecamera, allora sì, perché io se le vedo le brontole, io sto lì di casa, guarda, due qui tubuli. Nonostante che il cantiere è ripartito, no? La vede, sì, le operaie? È partito, sì, è partito questo cantiere. E anche loro che fanno, parini? Certo. Non interessa mica di questo, no? Perché loro sono di là, non sono di qua. Ma magari quando anche non c'era nessuno era più facile che ce le buttassi. Invece vengono la sera, non si sa che schifo ci fanno, non si sa, anche nei bidoni di là qualche volta, sì, ci sono, sì, questo modo. Mette una telecamera.
camera da qui. Anche nel bidone di là è un po' difficile che ce le buttano. Però nel bidone di là c'è una signora che brontola, brontola anch'io dalla terrazza, ma qui come si fa a brontolare? Se ce le vedo io le fa freddo, perché è tutto, c'è bidone, si paga la spazzatura, si chiama l'AIDS, che non si paga. Allora, quando hanno il sudice in casa, devo buttarlo via, chiamano l'AIDS e lo buttano via. Non che lasciano sto maialaio così. Facciamo un appello, insomma, che mettano qualche controllo in più. Sì, qualcuno è che butta questo sudice qui, se lo butta a casa sua, se uno qualcuno di fuori, se lo butta a casa sua. E se qualcuno della zona, se lo porta a casa sua, non che lo portiamo così. E chiama l'AIDS. Se ce la becco, che ogni cosa, che, se che fa? Nome, cognome, ogni cosa, e se fa la multa. Capito? Perché non può buttare il sudice in questo modo. Siamo d'accordo. Cristiani, siamo d'accordo con lei. Anche perché poi sei toscana, quando arriva, poi lo fa pagare a tutti questi carichi in più. Infatti, si paga anche lui. Grazie signora. Allora, qui dal Gattolino, insomma, tra il cantiere ripartito, purtroppo l'inciviltà è ripartita anche quella. La signora è scatenata. Prego, prego. L'hanno portato via l'Europa. C'era prima. C'era, hanno lasciato quella scopa lì, quella batteria lì, c'era due spirapolvere, c'era una bricichetta di quella, come si chiama, quella che ci fanno in ginnastica, sì, c'era la bicicletta, c'era quella, poi c'era un altro affare qui, io non lo so che cosa c'era, l'hanno portato via, quello va. E qui lo porta via, lo porta questo extracomunitario. Ah, sono loro. Che lo portano via, che lo fa comodo, le portano via e poi le mandano a paese. Ah, quelli che di abbandonare. Sì, quelle, queste abbandonano. Però la ripuliscono, no? Le ripuliscono e la ripuliscono. Casa sua. Ma guarda che lavoro. Non si può. Ieri doveva venire, ieri. Che sapesse il lavoro che c'è. Bene, non si fa, no. Non si fa. Speriamo che, insomma, questa inciviltà non riparta, come invece è ripartito per fortuna il cantiere dal Gattolino, questa volta veramente. No, non è tutto, perché la signora aggiunge. Che è successo il cantiere? Che fanno loro? Lavorano. No, eravamo venuti varie volte perché si era tutto fermato, adesso sono ripartito. Ok, veramente. Abbiamo fatto tutto. Manca a me, l'hanno fatto. Certo. No, infatti. Anche se mi fate vedere, non me ne importa niente. No, ma infatti. Ci vediamo domani. Grazie signora.